Un uomo stava pescando e a un certo punto prese un pesce d'oro. Ti concederò 3 desideri, ma devi lasciarmi andare, disse il pesce d'oro. L'uomo, sorpreso, rispose: Ok, ti lascerò andare, lo prometto. Qual è il tuo primo desiderio? Voglio che mia moglie guarisca, è molto malata. Fatto, rispose il pesce. L'uomo non ci credeva, così prese il telefono e chiamò sua moglie. Come stai? Chiese. Sono guarita, rispose la moglie. Qual è il tuo secondo desiderio? Chiese il pesce d'oro. Voglio avere molti soldi, disse l'uomo. Fatto, il telefono dell'uomo iniziò a squillare. Possiamo finalmente pagare le nostre bollette, urlò la moglie. L'uomo era sotto shock. Qual è il tuo terzo desiderio? Voglio essere forte. Fatto, disse il pesce d'oro. L'uomo poi pensò tra sé: mi conviene portare il pesce a casa, e se ne andò. Quando tornò, vide sua moglie piangere sul pavimento. Perché sei triste? Sono di nuovo malata e un ragazzino passò e bruciò tutti i nostri soldi. L'uomo tornò al suo stato normale e chiese furiosamente al pesce: cosa è successo? Sei stato avido e mi hai tenuto, ecco perché non meriti il mio aiuto. Un signore si è costruito un'auto da solo e ha mostrato l'auto a sua moglie. Lei ha detto che l'auto era schifosa. L'uomo ha provato a costruirne una nuova e si è impegnato molto. Quando la mostrò, lei disse ancora che l'auto era brutta. Dunque ha riprovato a costruire una macchina nuova con i materiali più costosi. Ma sua moglie disse ancora che la macchina era orrenda. L'uomo si arrabbiò e prese le sue macchine. Le portò in un parcheggio e le lasciò lì. La mattina dopo arrivò nello stesso parcheggio e notò che qualcuno aveva preso le sue macchine, ma non gli importò e continuò a camminare. Più tardi quel giorno stava passando davanti a un'autofficina e vide che le sue auto erano in vendita. Un gruppo di persone davanti al negozio le stava ammirando e un uomo urlò: voglio comprare quest'auto per $1,000,000. Il signore disse: fermatevi, queste macchine sono mie, le ho abbandonate solo perché non piacevano a mia moglie. Il proprietario dell'autofficina gli disse: queste auto sono un capolavoro, ti prego, vieni a lavorare con noi, abbiamo bisogno della tua arte. L'uomo aveva capito che nella vita bisogna trovare un posto che valorizzi la tua persona senza cambiare per gli altri. Ogni giorno un uomo dava a suo figlio una moneta d'oro. Ecco a te, figlio mio, e cerca di risparmiare molte monete. Il figlio però spendeva sempre in stupidaggini senza pensarci e pensava solo a divertirsi. Un giorno il padre smise di dargli la moneta d'oro e urlò: ascoltami, d'ora in poi ti insegnerò il valore di quella moneta, ti mando a lavorare dallo zio per 3 anni. Il figlio si trasferì in città e iniziò a fare un lavoretto molto semplice in cui doveva solo spostare delle scatole. Mentre lavorava pensava dentro di sé: mio padre è sempre troppo pesante. Mi danno 10 monete d'oro al giorno e non faccio neanche tanta fatica. È davvero uno scemo. Una volta finiti i 3 anni, tornò a casa ma non c'era nessuno. Trovò una lettera sul tavolo con scritto: figlio mio, se stai leggendo questa lettera significa che io non ci sono più. Dopo aver preso una malattia rara, il dottore mi ha detto che ormai mi restavano pochi giorni di vita. Il valore della moneta d'oro non è dato dalla fatica che ci metti per guadagnarla, ma dal tempo che impieghi e che invece potresti passare con i tuoi cari. C'era una volta un ragazzino che odiava i suoi genitori. Loro gli compravano sempre tutto quello che voleva, ma il ragazzo gli mancava sempre di rispetto. Un giorno suo padre disse: ehi, andiamo a pescare! Assolutamente no! Urlò il ragazzino. Più tardi la sera sua madre gli disse: buonanotte, ti amo. Lui rispose dicendo: io no, ti odio! E la madre lasciò la sua stanza in lacrime. Il giorno dopo a scuola arrivò una nuova bambina. Il ragazzino andò da lei e le chiese se volevano giocare insieme. Lei disse di sì, e piano piano diventarono amici. Il tempo passò e un giorno i genitori del bambino passarono a visitare la scuola. Il ragazzino era imbarazzato e disse alla sua amica: io odio i miei genitori. La bambina lo guardò con tristezza e rispose: io invece vorrei avere i genitori, i miei sono morti in un incidente. Il ragazzo rimase pietrificato. Quando tornò a casa bussò alla porta, ma nessuno gli aprì. Cominciò a pensare che qualcosa di brutto fosse successo ai suoi genitori e scoppiò a piangere. Per fortuna erano solo in ritardo. Da quel giorno non mancò più di rispetto a nessuno. Un bambino e sua madre andarono a comprare delle scarpe. Entrarono in un negozio e le presero. Ma quando uscirono, il bambino gridò arrabbiato: non mi piacciono queste scarpe! Ma se le hai scelte tu, rispose la madre. Il bambino, molto arrabbiato, buttò le scarpe nel cestino dicendo: è qui che meritano di stare. La madre aveva le lacrime agli occhi perché aveva speso tutti i suoi soldi per comprargliele. E il bambino gridò: vorrei avere una madre migliore. Poi iniziò a camminare verso casa da solo. Improvvisamente vide una bambina che piangeva, scalza fuori da un negozio di scarpe. Si avvicinò e le chiese: perché guardi quelle scarpe piangendo? Le desidero da tanto, rispose la bambina. Il bambino si sentì dispiaciuto per lei e chiese: tua mamma e tuo papà dove sono? Mi hanno lasciata quando sono nata, rispose la bambina. Il bambino iniziò a piangere e corse dalla madre dicendo: mi dispiace. Poi prese le scarpe che aveva buttato nel cestino e le diede alla bambina.
cartolina. Prendile, tu ne hai bisogno più di me. A volte, per capire il vero valore di ciò che hai, devi metterti nei panni di un'altra persona. Una bambina stava cenando con la sua famiglia. Buon appetito, disse la madre. Si sedettero a tavola e i suoi genitori e fratelli si misero ad usare i loro cellulari. La bambina diventò triste e chiese ai suoi fratelli come fosse stata la loro giornata. Smettila di parlare, abbiamo perso questa partita per colpa tua, le risposero. La bambina iniziò a piangere e i suoi genitori non si curarono di lei. Decise di smettere di parlare e di mangiare. Il giorno seguente, mentre tornava a casa da scuola, cadde e si svegliò in ospedale. Starò bene? Chiese con le lacrime agli occhi. Purtroppo hai una malattia rara al cuore e potresti peggiorare. Una volta comunicata la notizia alla famiglia, ognuno di loro smise di utilizzare il cellulare ad ogni pasto, solo per sfruttare ogni secondo che rimaneva alla bambina. Col passare del tempo lei sconfisse la sua malattia al cuore, ma anche la famiglia sconfisse la sua malattia causata dal cellulare. Impara a dare il giusto valore al tempo. Un uomo stava camminando lungo una spiaggia quando incontrò un ragazzo che stava raccogliendo delle stelle marine e le stava ributtando dolcemente nell'oceano. L'uomo, incuriosito, chiese al ragazzo: «Ehi, perché stai facendo questo? La spiaggia è enorme e ci sono così tante stelle marine che non fa nessuna differenza se ne ributti alcune nell'oceano». Il ragazzo prese un'altra stella marina e la gettò nell'oceano, poi rispose dicendo: «Ha fatto una piccola differenza per questa stella marina, però». L'uomo decise di unirsi al ragazzo e passarono la giornata a rilanciare le stelle marine nell'oceano. Intanto il sole cominciava a tramontare e l'uomo disse al ragazzo: «Apprezzo quello che stai facendo, ma ci sono ancora così tante stelle marine su questa spiaggia. Che differenza fa se ne salvi una piccola parte?» Il ragazzo guardò la stella marina che aveva in mano e la gettò nell'oceano, poi disse: «Ha fatto una piccola differenza per questa stella marina, però. Questa storia ci insegna che anche i piccoli atti di gentilezza possono avere un impatto significativo sul singolo individuo». Un soldato chiamò i suoi genitori al telefono. «Sto tornando a casa», disse. «Quando esattamente?» chiesero i suoi genitori. «Torno domani, ma porterò con me un mio amico. Anche lui è un soldato. Ha perso una gamba ed è cieco e voglio che lo trattiate come un membro della nostra famiglia». «No, non portarlo qui! Non abbiamo bisogno di altri problemi in casa!» urlò sua madre con rabbia. I giorni passarono e il figlio non tornò a casa. Cominciarono a preoccuparsi, lo cercarono per settimane e furono informati che il loro figlio si trovava in un vecchio appartamento nella loro città. Andarono al suo appartamento e bussarono alla porta. Il figlio aprì la porta e videro che era lui il cieco che aveva solo una gamba. I suoi genitori furono scioccati e con le lacrime agli occhi disse: «Ero io quel soldato e non volevo portare altri problemi a casa!» Un uomo e una donna si sono sposati e dopo il matrimonio la donna si è trasferita a vivere nella casa della madre del marito. Un anno dopo, la donna non riusciva più a sopportare la suocera e ha deciso di liberarsene. È andata in un negozio e ha chiesto di comprare del veleno. Il proprietario le ha chiesto perché avesse bisogno di veleno. «Non riesco a vivere con mia suocera, mi odia!» «Va bene, ti aiuterò! Ti darò un veleno che agirà gradualmente e la ucciderà in 3 anni, così che nessuno sospetti tu l'abbia avvelenata. Ma per evitare che qualcuno pensi male, dovrai smettere di essere arrabbiata con lei. Devi essere paziente e imparare a rispettarla». Lei acconsentì, comprò il veleno e iniziò ad aggiungerlo al cibo della suocera. Cominciò piano piano a controllarsi e a rispettarla per non destare sospetti. Quando la madre del marito vide quanto la donna fosse cambiata, iniziò ad amarla e tornò dal negoziante per dirgli: «Per favore, salvala dal veleno che le ho dato». Lui sorrise e disse: «Non preoccuparti, non ti ho dato nessun veleno. Era solo succo di mela. Il veleno era nella tua testa». C'erano una volta in un piccolo villaggio 2 migliori amici, Luca e Marco, inseparabili fin dall'infanzia. Un giorno, un terzo ragazzo, Giovanni, arrivò in città. Invidioso della loro amicizia, Giovanni decise di seminare false voci tra Luca e Marco. Iniziò a raccontare bugie su di loro, manipolando le situazioni per farli litigare. Così, giorno dopo giorno, le tensioni crebbero tra i due amici. Marco stava per chiudere definitivamente con Luca, ma prima andò da suo nonno e gli parlò della situazione. Con una voce molto saggia, lui rispose: «Mio caro nipote, adesso ti farò un esempio. Se metti 100 formiche nere e 100 formiche rosse in un barattolo, non succederà nulla. Ma se agiti il barattolo, le formiche inizieranno a uccidersi. Quelle rosse crederanno che il nemico siano quelle nere, mentre le formiche nere crederanno che il nemico siano quelle rosse. Ma il vero nemico è la persona che ha agitato il barattolo». Marco ha subito capito che qualcuno stava agitando dall'esterno la sua amicizia con Luca, e da quel giorno diventarono più amici di prima.